Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Verso Sera. Bentrovati cari amici di Radio Cusano TV Italia a questo nostro nuovo appuntamento. Il programma che vi accompagna, che vi Io guida verso che non l'aperitivo. c'è mai. Io Vabbè. volevo sottolineare questa cosa. La Niente. nostra sigla si chiude con tre Con bei tre bellissimi, mojito che esatto. sarebbero perfetti per te, per me, per la nostra Rachel in regia, e invece Rachel, niente. va bene per te il mojito? Va bene anche per Rachel, Va ti bene anche per assicuro. Rachel, Va ok. bene per tutti, ma non arriva. Dai, promettiamo, domani ci Arriverà, procuriamo arriverà, l'aperitivo. arriverà. Intanto però partiamo con la nostra nuovissima puntata. Eh già. Abbiamo tantissimi argomenti, abbiamo due ospiti che ci Esatto. racconteranno. Parliamo di sostenibilità, parliamo di turismo, quanto mai un settore importante in questo Come questo momento momento, per la esatto. ripresa del nostro paese, un progetto, un'iniziativa molto particolare che nasce dal desiderio di un gruppo di amici di fare qualcosa di concreto attraverso le proprie esperienze e competenze. Ne parleremo tra pochissimo, poi nella seconda parte della E nostra sono le passioni trasmissione. anche, no? E poi quando il Esattamente. turismo va a braccetto con la sostenibilità, È perfetto. ancora meglio. È perfetto. Parleremo proprio di questo, mentre nella seconda parte della nostra trasmissione parleremo di musica e vi presenteremo un libro su uno degli artisti più amati del nostro paese, un grande rocker, un grande romanziere, un Anche, grande certo. storyteller, come direbbero quelli bravi 2.0, come Esatto. dire un uomo che comunque oltre alla musica si è dedicato al cinema, alla scrittura per l'appunto. Stiamo parlando di Luciano Ligabue. Lo faremo insieme ad un'autrice, ad una giornalista che lo conosce molto molto bene, che lo segue da tempo e quindi ci racconterà un Ci sacco di racconterà un po' di retroscena. storie, di aneddoti, insomma. Esattamente, su questi Ci sarà da 30 anni di divertirsi. 30 carriera che anni di carriera. Ligabue, esatto, celebra proprio in quest'anno, nel 2020, ci sarebbe dovuto essere il grande concerto di Esatto, il grande Campodoro, ma concerto. come sappiamo, insomma, al momento i Tutto concerti fermo. sono sospesi. Detto questo, però, cominciamo subito con quello che sarà un viaggio per l'Italia. Noi ne Vedo parliamo l'ora. oggi, ma si partirà da luglio con il progetto Tourist for Future. E ne parliamo insieme ad uno dei protagonisti, è Dario Gentili, che è con noi in diretta via Skype. Ciao Dario, bentrovato, buonasera. Ciao Dario. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Io Ciao Dario, allora, Tourist for sono Future. curiosissimo. Raccontaci un po', Dario, come nasce questa iniziativa? Partiamo proprio dal principio, no? Da come vi è venuta questa idea e che cosa farete soprattutto, perché noi l'abbiamo appena appena accennato, ma non l'abbiamo ancora spiegato nel dettaglio. Certamente. Allora, Tourist for Future nasce dalla quarantena, quindi nasce esattamente dalla situazione che abbiamo dovuto tutti quanti, nostro malgrado, sostenere negli ultimi mesi. Ci siamo trovati con questi amici, qui condividiamo passioni, esperienze, anche in certo modo delle linee professionali, a pensare, a ragionare su in che modo potevamo trasformare questa situazione di immobilità, se non altro parziale, invece in Sì. un'opportunità. Qualche cosa che avremmo potuto sviluppare non soltanto per noi, per riprendere a fare quello che amiamo di più, quindi viaggiare, esplorare, conoscere i vari angoli a volte più o meno nascosti del nostro paese, ma farlo in un'ottica appunto di sostenibilità, in un'ottica di rilancio del turismo, perché siamo convinti che il turismo è uno dei settori principali che può portare un Esatto, che lancio. poi è più a rischio proprio in questo periodo, come dicevamo in apertura. Uno dei settori più Esattamente. colpiti. Dario, l'idea qual è? Quella di partire nei primi giorni di luglio, quando poi sarà, insomma, in base anche alle disposizioni governative, ministeriali, eccetera, possibile per percorrere un bel tratto del nostro paese, visitando le piccole località, le piccole comunità, i piccoli, no, operatori del turismo locale in maniera assolutamente, come dicevamo, sostenibile e Sostenibile. arrivare fino a dove? Una città molto importante per l'Italia in questo momento, è stato il centro di tante cose proprio negli ultimi mesi. Vorrei che fossi tu a dirlo. Sì, il viaggio ha in realtà una valenza simbolica abbastanza importante perché percorreremo tutta l'Italia dal sud al nord, da Palermo, arrivando fino a Bergamo. Dalla bellissima Bergamo è... Esatto, Palermo. Tu è stai un po' il pensando a io fulcro. lo so cosa sta pensando male, stai pensando alle Vediamo granite, di la alle verità. granite, cannoli Lo siciliani, sapevo che finivamo lì. arancini, arancini o arancine, perché poi lì c'è tutta una diatriba.
Palermo Catania è un disastro su questa cosa. Esatto. Tanto come le chiami sempre Ah, buonissimo, insomma, infatti. non è che ti allontani. Vabbè, scusaci, Dario, per la parentesi, ma a una certa ora del giorno noi abbiamo fame, come si Siamo i intuisce? primi che vogliamo veramente con i nostri corpi e la nostra presenza sperimentare le diverse varietà di arancini, arancine, Molto granite bene. che ci offrirà il territorio siciliano. No, E noi ve lo questo è proprio auguriamo. uno dei nostri obiettivi, esplorare e conoscere in prima persona, ma poi condividere attraverso i nostri social con tutti quelli che ci vorranno seguire. È un progetto mediatico, è un viaggio simbolico, come vi dicevo, che arriverà fino a Bergamo, perché Bergamo è diventato un punto di riferimento per la situazione che stiamo Certo. ancora vivendo. E Purtroppo è quindi stata la simbolicamente città vogliamo simbolo della pandemia la città più rossa. sì, decisamente del Esatto. nostro paese. Scarlatta proprio. E È chi una ci città vorrà simbolo. accompagnare in questo viaggio attraverso appunto, i nostri account Facebook, Instagram e il sito Tourist for Future. Può seguire proprio in diretta con noi tutte le tappe del nostro percorso. Ok, quindi primi di luglio, partenza Palermo. Tutto raccontato, registrato attraverso i vostri social. Per Esatto, assolutamente. venire con voi come si fa? Intanto mettiti le scarpe comode, leva i tacchi perché c'è da camminare. Potete venire con noi seguendoci Segue. appunto attraverso i nostri canali pubblici, perché Assolutamente sì. Certo. purtroppo il viaggio non è aperto, diciamo, al pubblico o ai tantissimi camminatori che ci hanno chiesto di accompagnarci. E queste sono delle ragioni che purtroppo per noi non sono una nostra scelta, ma Aspetta, è aspetta, quello che ci Dario, viene voglio, impostato da tutte Dario, queste. scusami se ti interrompo, perché la nostra regia ha mandato, no, Rachel, puoi rimandarlo, tanto poi continuiamo a chiacchierare con Dario, il video di presentazione ironica del progetto, con una serie di errori di papere. Lo vediamo insieme, proprio il Vediamo un video, po'. la presentazione del progetto e poi torniamo a Vediamo che hanno chiacchierare. combinato, va. È un viaggio, che vuole essere un viaggio anche... Andiamo in giro per l'Italia, tu vuoi, croccantini. Posto diverso destra, tanto non devi allargare tanto e poi ti allarghi. Che cacchio faccio? Progetto, passi. Parole e racconti di chi li conosce. Ma un turismo che allo stesso tempo porta con sé un grande bagaglio, li ha ricoperti di significati proprio e dei propri precedenti. Fai una sorta di panoramica seguendo l'albero. Tourist for Future sta a Mosca. Noi vogliamo infatti condividere con noi scoperte, porca. Vi siete messi in testa di non fa un cazzo? L'ironia sicuramente non Questa era manca, qualche prova. l'ironia non manca, Esattamente. l'allegria anche, lo spirito di gruppo che ci dà l'idea di quest'unione di Un gruppo intenti, di amici, appassionati. esatto, esattamente, con delle Esattamente. competenze diverse. Dario, tu sei un antropologo, ti hanno affibbiato quello della supercazzola, insomma, dal video abbiamo Così capito. abbiamo capito. Però insomma ci sono poi Esattamente. naturalmente guide turistiche, ambientali, escursionistiche, c'è una travel blogger, insomma il gruppo è molto eterogeneo, con diverse competenze che sono comunque importanti proprio per intraprendere un percorso che comunque va pianificato attentamente nei dettagli, quanti chilometri, in quanti giorni, le soste, eccetera. Non è uno Una scherzo tabella di mettersi in marcia. No, cammino, giusto Dario? infatti, per programmare 3 mesi di viaggio stiamo impiegando ben più di 3 mesi Certo, ci di credo. back office. Il progetto è iniziato veramente ormai 3 mesi fa, lo abbiamo lanciato sui social poco più di un mese fa e abbiamo già avuto un grande successo, quindi il riscontro è immediato, però senza dubbio tutto questo ha comportato un impegno notevole da parte di noi. Ovviamente, come dicevate, le nostre diverse competenze vanno un po' a completarsi nella programmazione, nello studio dell'itinerario, anche ad esempio nel contattare gli operatori turistici locali che saranno poi in realtà i veri protagonisti di questo viaggio, perché noi in un certo senso vogliamo essere dei tramiti, degli esploratori
però raccontano una realtà locale e su cui in realtà portiamo tutta l'attenzione. Gli operatori turistici locali, fin dall'inizio, stanno collaborando con noi proprio per la creazione del percorso. Considerate che in 90 giorni visitare 20 regioni chiede uno Certo. sforzo anche di compressione Eh abbastanza sì, importante. un bel ruolino di marcia sicuramente. Ma come vi muovete, Dario? No, scusa, puoi ripetere la domanda? Come vi spostate? Come vi muovete? Manuel è preoccupato per le Tutti. vesciche perché lui indossa spesso i tacchi a spillo e quindi si Certo. preoccupa. Non è vero, ragazzi, sto No, è vero, ce scherzando. l'ho. Tutti gli spostamenti sono all'insegna della sostenibilità, quindi abbiamo deciso di utilizzare i mezzi più possibile in contatto con la natura, quindi a Sì, piedi, in bicicletta, più ma anche mezzi pubblici come il treno, che ovviamente è uno dei mezzi di trasporto verdi, che certo. abbiamo scelto di utilizzare per lo più. Per tutte le situazioni in cui purtroppo, per fortuna, non possiamo utilizzare mezzi integralmente sostenibili. Quindi, Certo. ad esempio, quando ci muoveremo sulle isole, quando Eh andremo in sì, è Sardegna, chiaro. avremo bisogno di prendere un traghetto e alcuni furgoncini. Abbiamo deciso di compensare le emissioni di CO2 attraverso il sostegno di due progetti di riappiantazione di alberi, uno in Trentino, la foresta di Panereggio, e uno in Sardegna. Quindi, attraverso la nostra azione, attraverso crowdfunding che abbiamo attivato sulla piattaforma GoFundMe, cerchiamo in qualche modo di compensare o di azzerare il fatto delle nostre emissioni di CO2, ma in realtà facendo anche in questo modo, continuando a fare sensibilizzazione sui temi ambientali, sui temi della sostenibilità e su quello che ci sta più a cuore, un Certo, turismo quindi anche responsabile, laddove visto che diciamo così è necessario però fare sempre no, delle scelte mirate, sempre nel rispetto dell'ambiente. assolutamente. Lo ripetiamo, Dario, solo perché a volte il collegamento Skype purtroppo, come è noto, dà qualche problema. Laddove sarà necessario prendere dei mezzi non esattamente Appunto, sostenibili, per come, raggiungere le isole, esatto, come insomma, il non è che traghetto e nuoto. come dei camioncini per muoversi, in questo caso in Sardegna, tutto questo sarà compensato grazie ad una raccolta fondi su Sì. GoFundMe che permetterà appunto di compensare le emissioni di anidride carbonica e comunque di finanziare due progetti di riforestazione, giusto? Abbiamo sentito bene? Esattamente, avete spiegato meglio di me No, è perché hai intuito, l'intento ormai con di Skype siamo sostenibilità. diventati bravi. Abbiamo affinato l'orecchio, giustamente. Esatto. Invece tutto il resto assomiglierà a una sorta di cammino di Santiago, se vogliamo. Sì, allora, in realtà l'idea è proprio quella di dare voce ai vari operatori turistici che incontreremo sul percorso. Quindi l'obiettivo simbolico di Bergamo in realtà non vuole avere il peso, diciamo, pellegrinaggio, dove è l'obiettivo finale, il più Sì. Le importante. Per noi è proprio il percorso e le persone che incontreremo sul percorso, persone che perché siamo convinti che incontrerete, i appunto. luoghi che scoprirete. Esattamente, noi viaggeremo attraverso piccoli borghi, attraverso riserve naturalistiche, e quindi luoghi con un'importanza ambientale, culturale, storica. Per la maggior parte del viaggio non attraverseremo grandi città. Sappiamo benissimo che sono i luoghi in cui magari sono raccolte la maggior parte Sì, del nostro patrimonio culturale, artistico, certo. riconosciuto, però vogliamo proprio puntare l'attenzione su quello che resta a volte Sul nicchia. piccolo. Sull'offerta, esatto, che non saltano magari sulla ribalta della Esatto, non sono grande magari la competizione. prima scelta, diciamo così, Su quei no? piccoli borghi che Ecco. magari non tutti conoscono, perché poi ce ne sono alcuni che sono famosissimi, perché comunque di iniziative Certo. legate alla promozione dei piccoli borghi, Ce ne negli sono anni ce ne tante, per sono state, fortuna. ce ne sono tante ovviamente, però non tutti riescono a entrare in quel circuito e soprattutto magari non ci si pensa quando si sta progettando Infatti, un'escursione, un quante viaggio, una volte poi vacanza, spesso no? magari ci perdiamo con la macchina, no? A me capita spesso e si scoprono questi Far paesini. mettere la canzoncina Ecco. alla storia di Manuel. E si scoprono questi paesini, questi borghi. Oppure, ad esempio, io quando raggiungo degli amici che sono in giro per l'Italia, che ne so, ho un'amica che sta in Puglia. Se io andassi in Puglia da solo, farei quelle che sono le tappe principali più gettonate. Invece, quando sto con lei, mi porta proprio nei paesini, Certo. appunto meno turistici, però poi che resti sorpreso dalla bellezza, dalla cultura, dalla storia. Dal E cibo, ti sei dal dimenticato di dire, cibo, tra ecco, l'altro. visto che siamo sempre in tema. Ovviamente.
Assolutamente sì, perché questa poi è la ricchezza del nostro paese ed è quella che in questo momento ancora di più va valorizzata, ricostruita, no? In questo momento voi state comunque realizzando un percorso, un itinerario che chi può dirlo, magari un domani potrà essere ripercorso anche da Manuel e me, seguendo proprio il vostro tracciato. D'altronde, con una cabrio a piedi, a piedi ti faccio mettere le ciabattine e andiamo. No, a parte gli scherzi, ovviamente il progetto è comunque sostenuto dall'associazione l'Associazione Europea delle Vie Francigene e dell'ITR, l'Associazione Italiana Turismo Responsabile. Quindi c'è un'idea comunque di cammino, di percorso che unisce tutti i borghi e le piccole località italiane, che sono tutte assolutamente da riscoprire per noi, esatto, come cittadini, ma anche a maggior ragione per gli stranieri. Per riscoprire, ma anche da sostenere, perché non ci dimentichiamo che adesso stiamo entrando in un momento, in un periodo in cui i piccoli borghi adesso pullulavano di sagre. È vero. Sagre che adesso non si fanno più. È vero, anche questo è un tema sicuramente, magari più avanti, magari per settembre si potrà pensare, o agosto, chi può dirlo, se siamo fortunati si potrà Devo dire che c'è qualche paesino che un pochino si stanno organizzando. Ho sentito che c'è qualcuno che farà qualche sagra online. La sagra del fenicottero di Bugliano, esatto. È una baggianata, cioè lo ripetiamo perché ogni tanto qualcuno quella non sì. Esiste. Ecco amici, Dario, non finite nel comune di Bugliano, in provincia di Pisa, perché non esiste, non so se l'avete visto su Twitter, ma non esiste quel comune lì. La sagra del fenicottero non c'è, ne abbiamo parlato. Non c'è, quella è una burla. La puntata scorsa. O non ancora. No, dai, la sagra del fenicottero no. No, ma ad ogni modo sto scoprendo sui social che in tanti paesini che adesso non possono fare la sagra di riferimento, la festa del paese, si stanno organizzando con le piattaforme online attraverso i social, oppure addirittura si stanno comunque addobbando i paesi a festa, insomma si cerca un po' quantomeno di tenere sullo spirito. Chiaramente, beh insomma credo che quest'anno il turismo interno sarà la cosa su cui puntare e immagino insomma il turismo non all'interno delle città d'arte, perché siamo stati tutti chiusi, certo, in casa in questi mesi e la voglia di natura, veramente di abbracciare un albero, penso che sia la cosa che sentiamo tutti quanti più forte in questo momento. Io penso che sarà un'estate a chilometro zero. Assolutamente, probabile, o magari qualche chilometro fatto a piedi o in bicicletta. Si sta riscoprendo anche la voglia di andare in bicicletta, Dario, no? Hai notato? Siamo molto contenti che in realtà appunto da questa situazione si stiano sviluppando tanti progetti molto sostenibili e molto a contatto e nel rispetto di quello che è l'ambiente che ci circonda. Noi forse siamo rimasti troppo a lungo ciechi su tante tematiche, su tante questioni importanti che poi in realtà ci riguardano in prima persona e da vicino. E in questo senso vorremmo riuscire a trasformare la situazione che stiamo vivendo, da cui stiamo uscendo, proprio in un'opportunità per aprire gli occhi su tutte queste realtà, sui tanti modi possibili che ci sono per scoprirle, per conoscerle, per in un certo senso godere di questa ospitalità, dell'accoglienza che tu dicevi prima, che ci accomuna veramente tutta l'Italia, sì, tutti i piccoli paesi. Senti Dario, da questo punto di vista, nell'organizzazione del percorso, dell'itinerario, quando magari siete entrati in contatto con i piccoli albergatori locali, ristoratori, esercenti dei borghi in cui pensate di passare, qual è stata la risposta? Che cosa vi hanno detto? Sì, venite, non vediamo l'ora di vedervi, oppure ecco, non so, questi vogliono fare non gli siamo strocconi, pronti, non esatto. Lo so, perché poi ognuno reagisce in maniera diversa magari. Abbiamo avuto un'accoglienza veramente molto calorosa. Da quando abbiamo lanciato la nostra presenza sui social, abbiamo cominciato a ricevere decine e decine di proposte attraverso tutti i nostri canali, quindi le persone ci hanno scritto su Facebook e Instagram. Ecco, vi hanno invitato a partecipare, vi hanno della serie venite da noi, venite a trovarci, venite in locanda. E purtroppo abbiamo dovuto rifiutare alcuni degli inviti, perché ovviamente avendo soltanto 90 giorni per, certo, 20 regioni, abbiamo dovuto spiegare che purtroppo non tutte le offerte rientreranno in questa edizione del viaggio. Poi chissà, ci potrebbe essere un futuro, ma questo ovviamente è una cosa che non... Cioè, addirittura un esubero, fare. Un esubero di offerte c'è stato. Andiamo noi. Andiamo io e Misa, non è no, scherziamo. No, come no? Scherzo, andiamo tu ed io, non è il problema. Partiamo. È stata una risposta veramente calorosa. Beh, questo è bello, questo è bello. Però ci ha fatto proprio sentire quanto questo progetto sia
condiviso, sia sentito. un progetto veramente di cui tante persone si stanno facendo carico in un certo senso, accogliendo noi simbolicamente, ma poi in realtà aprendo le Accogliendo porte tutti, a tutti. esatto, perché poi saremo noi da casa a seguirvi, per cui sarà un po' come venire con voi. Saremo forse un pochino Assolutamente. più comodi, ecco. Dal tuo punto di vista di scienziato, Dario, come antropologo, ti aspettavi una risposta del genere? Beh, da un certo punto di vista sì, perché noi in generale, noi persone, noi italiani se vogliamo nel piccolo, però siamo abituati a una vita sociale molto attiva, molto calda, fatta proprio di condivisione, ma di condivisione di piccole cose anche. La chiusura forzata di questi mesi ci ha messo forzatamente in una condizione, in un certo senso, innaturale per noi. Poi Certo. ovviamente quello che è naturale in un ambito culturale può essere un argomento di discussione infinito. Certo. Però la possibilità di riaprirsi a contatto con altre persone credo che sia proprio una parte connaturata nella nostra stessa essenza sociale, umana, insomma. E il viaggio, a suo modo, sempre stata una modalità che gli esseri umani hanno utilizzato per entrare in contatto con gli altri, per scoprire, per esplorare, ma anche per riportare a casa nuove conoscenze, nuove esperienze, per condividere con altri le proprie scoperte. Ora, Tourist for Future in qualche modo abbraccia tutte queste forme, questi aspetti della socialità di base che poi ci accompagna tutti quanti. Bello. Dormirete, Dario, in piccoli alberghi, locande, guest house, bed and breakfast? Come vi siete organizzati? O magari in campeggio? Non so se vi portate le tende nello zaino. In realtà dormiremo in tutte queste diverse situazioni. Abbiamo anche il patrocinio di Ecobnb, che è un partner che rilancia o supporta appunto un turismo responsabile sulla base dell'accoglienza dei turisti, quindi in strutture che sono attente all'impatto ambientale, alla sostenibilità. E qua e là, nel nostro percorso, saremo anche ospitati in strutture che aderiscono a questa Questa rete. iniziativa. Ma sono anche guest house, ad esempio, dei parchi naturali, sono sedi di associazioni che si occupano, per esempio, della cura dei paesi o Del territorio. dell'organizzazione Sì, di sagre, ci siamo persi una parola perché Skype, come al solito, ci fa i dispetti. Dicevi associazioni che si occupano? di eventi. Del rilancio del territorio, Ok. quindi della comunicazione e della creazione magari di eventi, feste, festival, le sagre, proprio quelle che prima, come dicevi, in Sì. questo momento sono rimaste ferme, ma che speriamo tutti quanti di poter rivedere presto in tutti i nostri forni. Esattamente, Ad esattamente. animare i nostri paesi. La cosa che mi sembra interessante, per esempio, Dario, in questo caso tu parlavi di associazioni che si occupano di rilancio del territorio. Almeno nella mia esperienza, quando sono entrata in contatto con questo tipo di associazioni, ho trovato tantissimi giovani, tantissimi ragazzi innamorati della propria terra che invece che abbandonare magari dei È luoghi vero. un po' più isolati per andare a vivere in città o andare all'estero, scelgono di rimanere nel loro territorio, affrontando anche tutta una serie di difficoltà non semplici, perché pensiamo semplicemente alla rete infrastrutturale italiana, alla questione della diffusione del segnale internet, del Certo. wifi, eccetera, eccetera, però invece sono lì caparbiamente, con determinazione, e fanno un Si rimboccano le lavoro maniche. preziosissimo perché servono e sono un volano di rilancio per magari il piccolo albergatore che ormai ha anche una certa età, la locanda a Oppure conduzione fanno familiare. anche nascere talvolta attività, perché Assolutamente. favorendo appunto feste, ritrovi, incontri culturali, poi a un certo punto si sente anche la necessità di, non so, allargare il ristorante, il bar, fare un piccolo bed and breakfast. Assolutamente, e poi Noi tutte le iniziative, incontreremo no? Relative molte anche di alle queste guide, persone. alle escursioni con le persone che arrivano da fuori. Esattamente, scusami se stavo interrompendo. No, Noi tranquillo. incontreremo proprio molti di queste persone, di questi operatori che hanno scelto appunto di valorizzare il loro territorio. Molti di loro sono guide ambientali escursionistiche come noi, come la maggior parte delle persone che viaggeranno, e hanno scelto, come dicevi, di sostenere, di dare voce a tutti quei piccoli aspetti culturali che sono propri del loro territorio, facendo rete.
siamo convinti che in questo momento la cosa che può dare più forza al turismo, farlo ripartire, poi in una veste sostenibile, in una veste il più possibile responsabile, è proprio mettersi insieme, condividere le conoscenze, ma anche gli oneri, in questo senso, e supportandosi a vicenda, farsi conoscere, farsi vedere. Quello che vuole fare Tourist for Future è proprio dare voce a tutte queste piccole realtà che vogliono uscire un po' dall'ombra, proprio per dare voce invece ai piccoli nuclei, ai piccoli centri, certo, alle piccole esperienze territoriali che sono sparse su tutto il nostro territorio. Sarete un po' il megafono che va in giro per la nostra Italia, diciamo così. Allora, prima di salutarti, Dario, abbiamo un video, ancora una volta molto divertente, molto simpatico, in cui vi vediamo di fronte alle telecamere, magari con qualche errore, qualche papera, qualche cosa. Vediamo Rachel se lo ritrova tra i vari video che le abbiamo mandato. C'è un video proprio che ci fa vedere quanto lavoro ci sia dietro, ovviamente, a questo magari progetto. Magari ogni tanto, no? Fase, insomma, in cui, eccolo. L'Italia che lavora. Che cos'è Tourist for Future? Un progetto che ci porterà a camminare e a visitare. No! Prova, 1, 2, 3. Prova, 1, 2, 3, prova. Hai provocato e io ti dico struga adesso. Sono una delle mamme di Viaggiare Libera. Io me ne macchia. Ciao, sono Stefania Gentili. E perché nel castello del Parco Nazionale d'Abruzzo? Perché? Oh, dai, facciamola così! Questa coda è bellissima! Vabbè, dai, vi siete pure divertiti! Infatti, secondo me in questo viaggio il divertimento non manca. Esatto. Le cose più... Io voglio chissà vedere le papere. Dietro le quinte, ecco, di tutto quanto, sì, il backstage del viaggio, perché anche quello secondo me sarà molto divertente da riprendere e da trasmettere, ovviamente. L'ironia è una delle chiavi, in un certo senso, per portare avanti un progetto così grande, altrimenti sarebbe troppo pesante a sostenere. Per fortuna, certo, siamo amici e lavoriamo in questa direzione. Bene, allora citiamo anche i tuoi compagni di viaggio, Valentina Miozzo, travel blogger e consulente per il turismo sostenibile, Mauro Cappelletti e Cristina Pignataro, guide ambientali e escursionistiche, Stefania Gentili, fotografa, naturalista e guida ambientale, Francesco Quero, musicista e navigatore. Li abbiamo visti tutti nel video e poi naturalmente c'è il nostro Dario Gentili, antropologo. Bel team. Sì, nel team di Tourist for Future. Dario, grazie davvero che per dire. Essere stato con noi questo pomeriggio. Sai che ti dico? Grazie a voi. Dario, allora innanzitutto complimenti, un saluto poi a tutta la squadra. Un consiglio che io mi sento di darvi è indossate un paio di scarpe di un numero più grande. Ma secondo te glielo devi dire tu? Loro sono camminatori, non vanno con i tacchi. Come vabbè, io volevo fare la mia bella figura, niente. No, vabbè, non è vero, non seguite amici questa lo sapevi cosa. Già, quello Dario? Giusto, quello giusto, quel calzettone. Dipende, potrebbero fare peggio a volte. Esatto. Credo che siano la cosa migliore. Il piede che si muove dentro, si vede che lui indossa le ballerine. Le ballerine, sì, ok. Dario, grazie ognuno davvero. Un saluto a te e a tutti gli altri membri dello staff. Magari ci risentiamo proprio nei giorni della partenza. Vediamo dove siete, cosa fate, eccetera, eccetera. Prima di partire, dai. D'accordo? Assolutamente, volentieri. Vi aspettiamo per seguirci durante il viaggio. Lo faremo. Grazie, grazie mille. Grazie al nostro Dario Gentili di Tourist for Future. Caro saluto. Vi ricordo che potete seguire le avventure dei nostri protagonisti su tutti i social, c'è il sito internet, c'è la pagina Instagram. I primi di luglio, poi daremo bene insomma la data esatta, torneremo a parlarne. Appena sarà comunicata, però intanto i profili sono attivi, vengono pubblicati video, presentazioni, aggiornamenti, sketch, quello che avete visto molto divertente, tutta l'organizzazione del viaggio, quindi insomma, se volete poi tra l'altro dare una mano, c'è appunto la raccolta fondi che serve appunto a bilanciare le emissioni di anidride carbonica necessaria per gli spostamenti in traghetto e in pulmino che si faranno quando il gruppo arriverà in Sardegna. Adesso però
Ci fermiamo, sì. Ci fermiamo qualche minuto. La pubblicità incombe. Andiamo a cercare qualche piccolo cocktail, dopodiché torniamo. No, torneremo senza nulla, quindi non dire questa cosa. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi, 264.